Fine primo tempo, Ucraina 0, Italia 0. Postpartita europei, qualificazioni. Fatto sta che dobbiamo parlare chiaramente della partita. Non sono pienamente soddisfatto. Nel senso, è stato un primo tempo con un ritmo molto molto elevato. C'è stata molta velocità, molti contrasti e per questo non si è dato manco un minuto di recupero. Veramente pochissimi falli, pochissimi fischi e questo è il ritmo che voglio vedere, onestamente. Mi piace molto di più le partite veloci, fluide, che le partite interrotte continuamente e recuperi prolungati. Quindi queste sono le partite che desidero, che voglio vedere. Però al di là di tutto è stata un'Italia che ha fatto delle cose buone, ma non ha sfruttato quelle positive. Nel senso, l'Ucraina, secondo me, nei primi 15 minuti ha giocato meglio. L'Ucraina ha giocato meglio nei primi 15 minuti. Ci sono state 2-3 occasioni pericolose. Cioè, ragazzi, quel Dovbyk che è fortissimo. Cioè, è fortissimo. Calma, è un giocatore con delle doti impressionanti. Precisione passaggi 100%, due aeree 23, è qualcosa veramente di impressionante questo giocatore. Bravissimo, spalla alla porta, bravissimo nei duelli aerei, è una forza fisica mostruosa, ma in generale anche Mudrik non starà brillando, ma Mudrik è uno che se ti punta ti manda al bar. Anche Sudakov ha provato delle conclusioni dalla distanza, bravo Donnarumma, ma ragazzi, stiamo soffrendo lì davanti. La difesa, buongiorno, non mi sta piacendo. E non ho capito la sua titolarità. Acerbi potrebbe fare un po' di più, secondo me. E per quanto riguarda, per esempio, il centrocampo, Jorginho, gara moscia fino a questo momento. Frattesi è uno di quelli che corre di più in assoluto. Ha avuto l'occasione più grande della partita con l'infiltrante di Chiesa. Per Frattesi, che uno contro uno ha sprecato l'1-0. Meno bene del solito. E poi c'è Barella che secondo me è stato il migliore di tre. Ma ripeto, non è il Barella dell'Inter. Lì davanti, Chiesa troppo, troppo isolato. Nel senso, raga, Chiesa è un'ala. È un'ala d'attacco. Chiesa è un'ala sinistra, ala destra di attacco. Però, chiaramente quello è il suo ruolo. Però ci sono delle partite. E su questo, raga, secondo me, Allegri ha ragione. In cui Chiesa si isola troppo e questa è una di queste. Questa partita è una di quelle dove Chiesa non è riuscito a dimostrare tutto il suo potenziale. Questo è il motivo che comunque vi dico, questo è il motivo per il quale Chiesa deve fare delle partite da ala d'attacco. Per esempio, contro la Macedonia si è visto molto di più, però contro squadre basse, contro squadre in cui di difendono veramente bene, Chiesa deve secondo me accentrarsi un po' di più, deve fare il trequartista secondo me, perché Chiesa non è una punta ma è un giocatore in cui se si isola difficilmente azzecca la partita, mentre se invece azzecca la partita è devastante. Raspadori fino ad ora non è riuscito a incidere, poi Zaniolo, vabbè. Credo di aver detto tutto, per carità, io non ce l'ho con Zaniolo. Ma ragazzi, è stato un giocatore che prima dell'infortunio era un giocatore, secondo me, anche più forte di Chiesa, era uno dei patrimoni del calcio italiano. Ora è troppo ingombrante, non gli azzecca una giocata, pochi dribbling, poche occasioni pericolose. Io non ho capito la titolarità. Onestamente, mi aspetto di cambi nella ripresa. Con questo risultato saremmo di diritto agli europei, ma è tosta senza ombra di dubbi, vedremo quello che accadrà nel secondo tempo. State male, voi state veramente male, voi mi volete veramente morto. Ho raggiunto un livello d'ansia che manco durante le partite della Juve, ve lo giuro, è la prima volta che ho l'ansia, che ho avuto l'ansia per l'Italia in queste partite delle qualificazioni. Ma dimmi se io mi posso ridurre così. Che sofferenza. Mamma mia, raga, io ero sicuro di perderla. Dico, come stavo mettendo questa partita, veramente. Ma tattica, roba, adesso niente. Si gode. Però, raga, oggettivamente, non meritavamo assolutamente di vincere.
Forse il pareggio, ma raga, questa è stata proprio una partita acciughiana per gli ultimi 15 minuti, perché l'Italia ha fatto una discreta partita fino al 70esimo, ma poi tutti dietro a sperare. E ringraziamo l'arbitro, raga. Ringraziamo l'arbitro perché, raga, quel rigore su Mudrik all'inizio mi sembrava palla piena, ma vedendo il secondo replay sembra che il Cristante va netto. Io spero che Guillo sia stato veramente un pestone di Cristante, così si gode il triplo. Ma se davvero Cristante ha dato un pestone a Mudrik, dovremmo ringraziare l'arbitro a vita stasera. Più l'arbitro che la squadra. Scamacca non ha tenuto la palla. Scamacca e Ken inutili come me a scuola. È un qualcosa di impressionante, non scherzo però. Inutili come me nelle attività. È qualcosa di impressionante. Poi Chiesa ha dato tutto quello che aveva in campo, il migliore di gran lunga dell'Italia. Ma vogliamo parlare del centrocampo. Stasera partita brutta di Frattesi, Giorginio e Barella. Buongiorno, ho fatto una partitona nonostante i primi 10 minuti di difficoltà. Di Marco non mi è piaciuto per niente. Di Lorenzo ha fatto fatica a tenere Mudrik in certe situazioni. E poi Zaniolo è poi uscito per infortunio all'incudine, veramente, raga, oggi giocavamo con 2-3 giocatori di meno, con tutto il rispetto. L'Ucraina ci ha provato fino alla fine, ma siamo stati veramente fortunati. Mamma mia, raga, che sofferenza, io pensavo di perderla troppo negli ultimi minuti. Veramente, se vediamo le statistiche, alla fine il pareggio è giusto, però, raga, ci siamo qualificati agli europei a pari punti con l'Ucraina. Fino a 3 anni fa tutto ciò non l'avrei mai immaginato. Incredibile. Incredibile sofferenza, però è così, raga, è così. Scelte anche discutibili di formazione. È stata proprio una partita allegriana negli ultimi minuti, ma l'importante è averla vinta. Che sofferenza, davvero.